C'è questa anziana prostituta, 75 anni, ex prostituta, ma neanche del tutto ex, ha ancora qualche affezionato cliente che conosco da tanti anni perché ho fatto per lei dei lavori di editoria. Può sembrare strano, ma ho bisogno di aggiustare dei testi, delle cose che vuole scrivere e raccontare. Ma questo non ha molta rilevanza, anzi non dettagliamo su questo per evitare di creare dei problemi di privacy. Insomma, c'è questa anziana prostituta 75enne che conosco e magari diamole un nome di fantasia, se no viene complicato, chiamiamola Mariana, Mariana, come c'era un padre Mariano alla radio. Mariana. Italiana, piemontese anzi, c'è anche proprio un accento piemontese e anche un certo aspetto di madama piemontese. E 50 anni di prostituzione, anzi forse di più, ha cominciato sui 20, è più di mezzo secolo, gestita bene, ha sempre fatto solo quello. Da giovane aveva cominciato a lavorare in un'azienda, poi mi ha detto ma era troppo faticoso e ti trattano male nelle aziende, ho preferito fare la puttana perché si guadagna molto di più e ho più io in mano il gioco, insomma, ecco che cioè sono meno schiavizzata che in un'azienda e faccio meno fatica. Questa è la sua opinione a 75 anni. Dicevo, l'ha gestito bene, si è anche comprata diversi appartamenti, ha fatto bene perché così ha un po' di rendita adesso da vecchia che se ci pensi più di mezzo secolo, se fosse un lavoro riconosciuto, avrebbe un'ottima pensione, 50 anni di contributi, mezzo secolo di contributi avrebbe, penso, un'ottima pensione, ma non è così e quindi non ha nessuna pensione. Però ha fatto soldi durante la vita, ha gestito abbastanza bene questo lavoro, anche se è stata anche in strada, ci sono state varie fasi, per lo più appartamento. Appartamento, alberghi, gestioni a un certo livello, ma anche dei periodi più critici in strada, perché lei diceva sempre che comunque quando non c'è clientela in casa, se scendi in strada qualcosa trovi, fai vedere le gambe, qualcosa trovi. Vabbè, a parte queste opinioni qui, la cosa che mi raccontava interessante, ecco questo adesso avevo in mente, e che lei dice di essere stata con 17.000 uomini, non so se ha tenuto bene il conto, circa 17.000 uomini, mi pare di capire 17.000 uomini diversi, sono tanti insomma, fanno impallidire qualsiasi bagnino romagnolo, vitellone, anche quello che è morto qualche giorno fa, non mi ricordo come si chiama, lo Zanza, che dice di essere stato con 6.000 turiste tedesche. E beh, invece la nostra Mariana 17.000 e per di più facendosi pagare, e quindi dovrebbe avere una considerazione molto maggiore del vitellone romagnolo, ma su questo le cose sono strane. Ma non divaghiamo. La questione è che lei mi racconta che non poche, anzi la maggior parte, non gliel'hanno mica messo dentro. Uso un linguaggio un po', cioè non so, non penso di dover fare dei giri di parole. Se no non ci capiamo più. Perché lei è una brava prestigiatrice, dice, cioè la maggior parte delle volte riusciva, si metteva e girava, metteva sul preservativo, due preservativi certe volte, una crema, e poi si girava in certe posizioni, diceva, tanto gli uomini mica hanno gli occhi lì, e insomma se lo faceva infilare nella mano, no? Lo teneva nella mano. E questi uomini erano convinti, teneva la mano fra le cosce, erano convinti di stare penetrandola, di stare mettendolo dentro. Non so se fossero tutti convinti o qualcuno se ne accorgeva, ma gli andava bene così. Comunque, le diceva che era una. E si vanta abbastanza di questo, di questa furberia e di altre furberie anche che racconta di come. Insomma, di come riusciva a far godere gli uomini senza quasi, non dico senza fare sesso, ma senza concedere delle cose che normalmente. Diceva, fra l'altro, un'altra cosa interessante, che a pochissimi interessava il sesso orale, a pochissimi interessavano giochi particolari. Le
ci arrivavano, la stragrande maggioranza dei clienti arrivavano lì già mezzi eccitati, quindi a un certo punto li mettevi lì, scendevi nuda, questi già un po' andati, li mettevi in mano e pensavano di stare scopando, insomma. E questo è anche interessante perché sfata un po' l'idea che la maggior parte, beh, adesso parliamo di tempi un po' andati, perché il clou della sua attività dovrebbe essere stato negli anni 60, ancora 70 e 80 anche, ma adesso appunto ha 75 anni. Sembrava invece che fossero proprio la maggior parte, fossero uomini che avevano proprio come bisogno, con licenza parlando, di svuotarsi i coglioni, no? Cioè, aveva una terribile voglia di questo, quindi anche molto alla veloce, infatti mi ha parlato anche di numeri di clienti giornalieri altissimi, quindi magari poco guadagno per ciascuno, ma tantissimi, che facevano sta cosa, cioè alcuni magari sgamavano un po' e allora lì bisognava scoparci davvero, ma molti con questo espediente della mano fra le cosce, due preservativi, la crema, non lo so. E invece una sua amica, però era invece più specialista nel sesso orale, per qualcuno lo voleva, e c'erano delle specialiste più. E però anche questa amica specialista nel sesso orale praticava le stesse furberie, cioè diceva, ma in bocca non lo prendeva quasi mai, diceva, lei si metteva lì, si girava. Tirava giù i capelli, aveva i capelli lunghi, tirava giù i capelli a sipari in modo che l'uomo non vedesse, e poi si metteva lì, piegava la testa con, anche lì con la mano, il collo, se lo faceva infilare sotto il mento, cioè, non in bocca. Boh. E quindi queste furberie per fare, non facendo. E mi facevano riflettere queste cose, possono sembrare anche divertenti e sicuramente alcuni le troveranno anche interessanti, queste furberie sotto degli aspetti strani. A me però, che sono strano io, danno invece un senso di un po' di fastidio, è come ribadiscono quasi, data l'epoca a cui si riferiscono. È un senso di tutto finto. Io quando ero ragazzo avevo la sensazione che intorno a me fosse tutto finto, finte le famiglie, finto il lavoro, finti i valori. E adesso mi viene confermato che erano molto spesso finte anche le puttane, nel senso che, cioè, tutto veniva costruito su una base di finzione. Questo però, prendetelo con le molle, è una cosa psicologica mia, probabilmente non è vero che l'Italia del dopoguerra e del boom economico era tutta finta, però secondo me sì, abbastanza. Si costruivano valori finti, il consumismo è nato lì, la civiltà dell'immagine che diciamo adesso è nata lì l'apparire, no? Adesso siamo al post, al dopo. E niente, pensavo appunto che questi racconti di questa 75enne Mariana, chiamiamola così, Mariana conferma certe impressioni anche sul rapporto con le prostitute, con le puttane, che ricordo che gente un po' più anziana di me diceva, uno in particolare, amico, insomma. Diceva, quando gli raccontavo i miei problemi giovanili, diceva, beh, tutti abbiamo fatto le nostre lotte con le puttane. E mi è rimasto impresso questo lotte con le puttane, perché è l'ultima cosa che cercherei io, una lotta. Cercherei il contrario di una lotta con una puttana. Cercherei, io ho cercato, perché ci sono stato, non è che non l'ho mai fatto. E mi stupiva questa lotta. E invece forse anche le puttane si inserivano in una cosa dove alla fine c'entra sempre il patriarcato e il cristianesimo. Sarò fissato, ma c'entra sempre. Cioè, è come la brava ragazza che non deve concedersi, deve dare un bacino, all'epoca almeno. È come la moglie che in fondo anche non deve godere, deve recitare, non lo fo per piacere mio, ma per dare i figli a Dio. Come qualsiasi donna, anche la prostituta deve cercare di dare il meno possibile. C'era un romanzo neorealista che parlava di una appunto che faceva così, lì forse semplicemente faceva ubriacare dei giovani clienti,
militari, forse, un romanzo neorealista di cui ovviamente non ricordo né il titolo né l'autore né la trama, però ricordo questo dettaglio, una vita di dettagli, io ricordo dettagli, sono una frana. E diceva, e così la, non so, Giovanna, questa prostituta riusciva a salvare ancora un frammento della sua verginità. E anche questa è una frase assurda. Eppure ha un senso, cioè la prostituta, come tutte le altre, doveva cercare di dare il meno possibile ottenendo il massimo possibile. Non era diverso da quella che doveva cercare solo di dare dei bacini per farsi sposare. La prostituta doveva cercare di dare poco, non veramente la figa, non veramente la bocca, ma la mano, per ottenere in cambio del denaro senza dare veramente in cambio quello che era previsto, insomma, in questo caso. Non so se si capisce questo parallelo, ma è per dire che c'era tutta una morale patriarcale cristiana che prendeva allo stesso modo le cosiddette brave ragazze, le mogli, le prostitute, un non concedere. L'uomo è cacciatore, la donna è preda, la donna deve fuggire, anche mentre sta facendo la prostituta, deve cercare di dare il meno possibile, ottenendo il più possibile in cambio. Non diversamente da una fidanzata. Lasciamo perdere l'amore, ma nei rapporti terra-terra, che sono tanti, sono sempre stati tanti, io li ne ho percepiti tanti in quel mondo finto che avevo intorno, che mi pareva di avere intorno negli anni del boom economico. Poi, ripeto, è sicuramente una cosa mia, ne parlo anche con la mia psicoterapeuta. La mia percezione di mondo finto è legata a esperienze mie, psicologiche, l'infanzia, traumi, cioè, tutte queste cose qui. Però, al netto di tutto questo, c'era una finzione enorme. Basta vedere anche i film dell'epoca, le cose. Cioè, a me sembra. Secondo me era tutto finto negli anni 50, 60, sostanzialmente tutto finto. La famiglia, i valori. Vabbè, non divaghiamo. E quindi mi conferma questa. Volevo venire a una cosa secondo me più ottimista, poi ognuno la vede come vuole, il cambiamento. Io ho conosciuto sotto varie forme, conosco tuttora, delle puttane più giovani, sui 30 anni diciamo, come le conosco, in vari modi le conosco, non ha importanza questo, adesso non è che devo raccontare tutti i fatti miei, le conosco. E poi in tempi anche più recenti con qualcuna sono anche stato, non molto perché il mio periodo è stato più sui 30 anni, anche prima, da ragazzo, che comunque anche allora non erano tutte così, ricordo una che si impegnò tantissimo, io ero ancora, avevo avuto 20 anni, erano i miei primi tentativi, no, 24-25, e questa invece mi fece un pompino che ci volle anche molto tempo perché io non sono facile. Si impegnò molto, senza nessuna finzione, e le venni in bocca. Non era ancora stato inventato l'AIDS e quindi si poteva fare abbastanza tranquillamente questa cosa. Ricordo che con un gesto molto elegante poi si spostò dall'altra parte, sputò lo sperma via. E molto simpatica, una ragazzina bionda, molti decenni fa. Oggi mi pare che ci sia per lo più, poi sempre con sfumature, ce ne saranno ancora adesso di quelle come la Mariana e la sua amica. Però in generale mi sembra che oggi chi fa la puttana si appunti più su patti chiari, su che cosa si fa, su che cosa non si fa, e poi su prestazioni professionali ben fatte, cioè la scopata si fa davvero bene, cercando anche di favorire chi è in difficoltà, un pompino è un pompino, magari specificato anche se con o senza preservativo, insomma c'è una chiarezza di dare e avere. Non ho incontrato mai in prostitute più giovani questo atteggiamento furbesco e spero che sia questo, spero, ho la sensazione anche che sia proprio analogo dopo il 68, diciamo, ma dopo il cambiamento, che questa maggior lealtà sia parallela
anche al fatto che anche le fidanzate non stanno più lì a cercare di dare solo un bacino per farsi sposare, in generale almeno, e anche le mogli, spero, non sono più lì a dire non lo fo per piacere mio, ma per dare i figli a Dio, cioè c'è una maggiore liberazione sessuale della donna. Ora qualcuno storcerà il naso, dirà vabbè, tu vedi la liberazione sessuale della donna nel comportamento delle prostitute più giovani, parliamo sempre di prostitute in una buona situazione, non le sfruttate in strada, che comunque stanno diminuendo a mio avviso. Ho fatto qualche giro notturno e ce ne sono molto meno che alla fine dello scorso millennio, e questo è positivo. La prostituzione si sta diffondendo molto di più in appartamento, in albergo, in situazioni molto migliori e molto meno sfruttate. Di queste ce n'è di più, credo. Ma cos'è che volevo dire? Eh sì, io vedo un po' invece di liberazione sessuale della donna, anche nel comportamento a livello di prostituzione, perché il fatto che non ci sia più quell'atteggiamento di devo fregarti, cioè devo ingannarti, no? In cambio di quei 50 euro devo darti il meno possibile, non solo perché così sono più furbo, ma paradossalmente per mia virtù. Per dimostrarti che sono virtuosa, io ti devo dare il meno possibile. Era quello il ragionamento. Per dimostrarti che io sono una fidanzata virtuosa, io con te non ci scopo. Io ti do qualche bacio sulla panchina. Parlo di anni fa, ovviamente. Io puttana virtuosa, ti do anch'io il meno possibile in cambio di quelle 50.000 lire, che potevano essere 20.000 lire, secondo l'epoca. E quindi ho la sensazione che il diverso comportamento, cioè che oggi difficilmente ci sia ancora qualcuno come la Mariana e la sua amica che fingono di farselo mettere dentro facendo dei giochi con le mani e fingono di fare un pompino nascondendo quei capelli. A me è successo esattamente il contrario con una, i capelli li ha alzati, li ha sollevati perché si è accorta che a me piaceva guardare, mi piaceva guardare le sue labbra morbide, delicate, che amorevolmente abboccavano il mio pene, mi piaceva questa bellezza da guardare, e i capelli li ha spostati, esattamente il contrario di quello che faceva l'amica della Mariana, che tirava giù i capelli per nascondere. E in ogni caso, sì, anche probabilmente lo faceva anche se faceva un pompino veramente a quelle, cioè. C'era comunque questo senso di peccato, anche nelle prostitute, anche forse negli uomini che andavano con le prostitute, e questo è cambiato, positivamente, io credo, così come una ragazza, fatte salve sempre le solite eccezioni, ci sono le solite sacche di arretratezza, ma così come una ragazza penso non creda proprio di fare niente di male. Se fa l'amore con un ragazzo, o con due, o con tanti, o se ne cambia tanti, insomma, non credo che ci sia più senso di peccato nella vita sessuale, spero, nel sesso normale, fatto per amore, amicizia, simpatia, così, nemmeno nel sesso a pagamento credo che ci sia più questo, non credo che oggi ci sia una prostituta che teme di andare all'inferno per questo, o che deve comunque difendere un pezzo di reputazione cattolica. E invece una volta secondo me era così, e alla base di questo c'era anche questa furberia, questo cercare. No, ho voluto raccontare questo perché mi ha colpito questa, quando mi ha detto sta cosa di questi giochetti per non fare le cose facendo credere all'uomo che sì. Ho avuto questa immagine un po' desolante anche, no? Di queste prostitute ingannatrici e anche le altre donne ingannatrici, no, perché non è un discorso misogino, perché dovevano esserlo, perché la società richiedeva questo non dare, questo cercare di dare il meno possibile. E un po' anche l'immagine di tutti questi uomini che arrivavano lì, arrappati, già col cazzo ritto e pronto a sfogarsi in 5 minuti con una che gli faceva credere e invece ce l'avevano in mano, vabbè, insomma, non so, magari non ha nessuna importanza tutto questo che sto dicendo, però mi sembra un segnale interessante del mutamento di certe cose, in meglio,
È inutile che si dica tanto adesso che ci sono dei peggioramenti, i diritti, il lavoro, xenofobia, razzismo, sono momenti difficili anche economicamente, ma qui il cambiamento è sicuramente in meglio. Non so se c'è qualcuno che può rimpiangere tutto quell'ambiente peccaminoso dove sia la fidanzata sia la puttana dovevano dare il meno possibile per ottenere il massimo possibile in denaro o in reputazione, fidanzamento, matrimonio. È un cambiamento in meglio, un cambiamento di libertà che si vede anche nel comportamento delle prostitute, ripeto, perché poi c'è sempre quello che dice la tratta, lo sfruttamento, di quello secondo me ce n'è meno, nonostante tutto ce n'è meno. Parlo di prostituzione fatta in casa come la pasta. Per scelta o comunque perché uno vuole farla. E lì c'è più libertà, c'è un atteggiamento diverso, perché io ero stato appunto 25-30 anni così, da giovane, anche con prostitute in casa, e avevano ancora un po' quell'atteggiamento di Mariana e della sua amica. Cioè, solamente ti trattavano male e probabilmente i clienti le trattavano male. Adesso ho notato che c'è molto più. C'è anche una certa selezione, come dire, ci sono, ne conosco due o tre, fanno degli incontri preliminari, cioè cercano dei clienti compatibili, cercano un sesso pagamento dove però c'è un certo piacere reciproco, insomma, un certo agio. E questo mi sembra un progresso, e non più quel devo fregarti, io devo. Una guerra, insomma, non più quella guerra che quel mio amico diceva quando diceva: beh, tutti abbiamo fatto la nostra lotta con la puttana. Speriamo che non ci sia più nessuna lotta con la puttana, ma che sia un momento di sessualità. Alcuni trovano che non sia giusto, vabbè, ma quello è un discorso più ampio. Un momento di sessualità di un certo tipo, previo versamento di denaro, che però può essere più sereno, leale e aperto, così come sereni, leali e aperti sono gli altri rapporti sessuali amorosi, quelli diciamo gratis, qualcosa del genere. Vabbè, tutto questo colloquio me l'ha ispirato questo fatto, perché mi ha raccontato ancora recentemente Mariana di questa sua furbizia, di quella sua amica, e mi ha colpito sta cosa.